La Confcommercio di Giarre e il Comitato Spontaneo dei Cittadini si mobilitano per appoggiare con forza l'iniziativa promossa dai sindaci del distretto sanitario di Giarre, che il prossimo martedì si recheranno a Palermo per incontrare il presidente della regione Crocetta e l'assessore regionale della sanità Gucciardi. Il dirigente generale dell'ASP di Catania, Giuseppe Giammanco, ieri non si è presentato alla riunione con i sindaci fissata nei giorni scorsi nella sede del presidio ospedaliero di Via Forlanini. I sindaci del distretto sanitario di Giarre, per bocca del primo cittadino giarrese Roberto Bonaccorsi, hanno subito espresso il proprio disappunto per l'assenza di Giammanco, parlando di un grave e arrogante sgarbo nei confronti di oltre 80.000 cittadini. La nostra pazienza, è stato detto da Bonaccorsi ieri, è finita. Da qui l'iniziativa spontanea del presidente della Confcommercio Francesco Candido e del portavoce del Comitato Spontaneo dei Cittadini Angelo La Rosa. Abbiamo raccolto l'invito dei sindaci del distretto sanitario, lanciato anche sulla stampa di oggi, per sensibilizzare i cittadini a partecipare a quello che è un evento importantissimo, l'audizione in commissione a Palermo del sindaco. Questo per far capire che comunque la città è presente, la città e i cittadini di tutto il distretto hanno il bisogno, l'urgenza di ripristinare il pronto soccorso e l'ospedale funzionante. Quindi lanciamo questo appello a chiunque voglia partecipare a questa trasferta. Un pullman è già in atto di completamento per partecipare a questo evento. Un evento è stato già predisposto su Facebook, quindi chiunque voglia notizie, informazioni in merito può tranquillamente scrivere e verranno dati tutti i ragguagli del merito. I tempi sono strettissimi, quindi l'unico mezzo veloce per poter raggiungere quanto più persone ci è sembrato quello dei social network e ovviamente il pullman per il momento è uno, ma potrebbero diventare di più qualora l'adesione fosse ancora più massiccia. Angelo La Rosa, quanto è importante la mobilitazione della città e la partecipazione dei cittadini a questo importante incontro a Palermo? Ora più che mai è importantissima l'adesione di tanti cittadini. È chiaro che i tempi sono molto ristretti, però non può risultare vano un appello fatto dal sindaco affinché tutti i cittadini e tutte le persone e le associazioni varie interessate a quello che è il diritto alla salute colgono l'occasione appunto di questo invito per far vedere la propria presenza. Quanto più arrivano presto le adesioni, ricordiamo che la quota dovrebbe essere di circa 10 euro, grazie alla partecipazione.